Bentornati a Sweet Home Annesa, continuiamo la ricetta tricolore con la ricetta bianca. Come avevamo in precedenza fatto la nostra ricetta verde, oggi tocca quella bianca, che è formata da finocchi, patate, pinoli, il nostro pecorino semistagionato, olio, sale, va tutto sbollentato, tipo i finocchi e le patate sbollentati e poi messi nel forno dentro la terrina. Incominciamo, prendo intanto questo finocchio, lo posiziono e tolgo le barbe e queste le utilizzeremo dopo per fare un'altra cosa. Intanto prendiamo il nostro finocchio. Per fare questa ricetta ce ne vorrebbero due per due persone, però questa sera ne ho preso uno abbastanza grande e lo sbollenteremo. Lo tagliamo per bene e poi lo mettiamo a lavare. Prendiamo una terrina e posizioniamo il nostro finocchio nell'acqua. Poi prendiamo anche la nostra patata e la laviamo e anche lei la mettiamo insieme ai nostri finocchi. Andiamo al nostro gas. Posizioniamo il nostro mino, mezz'ora, ma anche 25 minuti, e sbollentiamo le nostre verdure. Prendiamo una tazza, intanto io ho messo l'acqua a bollire, e ci facciamo una bella super tisanona con queste retine che dividono. Con questo finocchio prendiamo giusto il verde, può fare anche una bella tisana, risulterà un po' amara, con le foglie dei carciofi, e quella è più per purificare il nostro fegato. La tritiamo per bene, e la mettiamo proprio nella nostra retina. Oltre questa ho preparato due barattolini dove ci sono su uno i semi di finocchio che sgonfiano e ne prendiamo una bella manciata e li mettiamo sopra, e l'anice, un bel cucchiaio. Con questa tisana presa prima di andare a dormire ci depura e ci sgonfia. Prendiamo il nostro bollitore, e mettiamo qua il nostro decotto. La tazza me l'ha regalata la mia amica Laura Eva Carli di Spazio Libero di Arezzo. Andiamoci perché è un bellissimo negozio, io è tanto che non ci vado e devo andare a trovarle, le mie amiche. Intanto che aspetto che le mie verdure si cuociano per bene, ho acquistato su Amazon questo coltello pela patate e pela mele, sicché nelle prossime ricette lo userò, perché ho intenzione di fare una torta di mele, la torta di mele della mia nonnina, perché ha un piccolo particolare e la useremo insieme. Se lo vogliamo acquistare io vi metto il link in fondo al mio tutorial e lo acquistiamo linkando insomma su Amazon. Pela le patate, pela le mele, le zucchine, insomma lo proveremo comunque nel prossimo tutorial. Comunque io lascerò il link sotto al mio video. Le verdure ancora sono in fase di cottura e io prendo il mio frullatore che abbiamo utilizzato anche nella ricetta verde. Prendiamo 40 g di pecorino stagionato e lo mettiamo dentro al nostro frullatore.
Più o meno ci vogliono 40 grammi di pinoli, ma io vado un po' a occhio perché tanto se ce ne mettiamo anche un pochino di più non fanno male. Intanto ho preparato gli ingredienti base e aspettiamo che le verdure siano cotte. Le verdure ora sono cotte. Allora, ho aspettato un attimo che queste verdure si siano raffreddate e ho sbucciato già la patata e il nostro finocchio è già bello cotto. Prendo la mia patata e la taglio a cubetti. E la metto nel mio frullatore. Prendiamo il nostro sale e ce ne mettiamo un po', sale fino, e 4 cucchiai di olio. Anche questo io vado un pochino a occhio. Inserisco e comincio a frullare. E mi si è formata tipo una purea, come la voglio io. Prendiamo la terrina, con l'aiuto del mestolino togliamo la nostra purea dalla lama e la distribuiamo da base. Ok, poi prendiamo i nostri finocchi e cominciamo a distribuirli per bene. A strati, tanto ne verranno solamente un paio, eh. Riprendiamo la nostra purea, ci aiutiamo e la ridistribuiamo. Se non ci piace la patata possiamo mettere anche il sedano rapa. Io ho finito di mettere i nostri finocchi, finisco l'impasto sopra, lo distribuisco per bene sopra. Io ho fatto una ricetta molto light, se la vogliamo arricchire possiamo mettere mozzarella, tipo emmental che si fonde, però io sono andata proprio con la ricetta dietetica. E questo adesso noi lo mettiamo in forno. E adesso lo inforniamo. Forno, 200 gradi. Abbiamo infornato la terrina a forno spento, quindi 5 minuti ci vorranno per fargli prendere la temperatura, più altri 25 per cuocere, e mettiamo il nostro mino una mezz'oretta. Poi tanto lo vediamo perché si gratinerà sopra e la ricetta sarà finita. Siamo arrivati, sforniamo. Prontissimo e brucia pure. Io come tutte le volte sono curiosa, eh? Devo assaggiare i miei piatti. Cottissimo, l'ho fatta anche un po' raffreddare, se no proprio buono. Allora, se vi è piaciuta questa ricetta, mi raccomando, provatela, mettete un like sotto il video, iscrivetevi al canale e poi se avete dei commenti o delle cose da propormi, voi proponete che io cercherò di esaudire ogni vostro desiderio e magari anche cose che non ho mai fatto impareremo a farle insieme. La prossima ricetta è la ricetta rossa, per finire quella tricolore. Questa sera vi ho fatto vedere la nostra ricetta bianca, facilissima, si può fare anche in estate, la nostra tisana per sgonfiarci un po' e depurare. Io vi aspetto tutti quanti nel mio canale e vi mando un bacio. Sweet Tom Annesa.